Allora, eccoci qua, siamo al poligono di tiro Legio Silent, questa bella accademia che fra l'altro è di natura privata ed è una cosa bellissima perché sono 7 ettari per tutti gli appassionati di lavoro e di tanti altri sport ad esso collegati. C'è il presidente, anzi il Vicepresidente, vicepresidente, salutiamo il presidente perché papà che è dobbiamo, da poco qui appunto, nell'ospedale. che è appunto per Giorgio Binetti, ma soprattutto ho un grandissimo campione, Simone Buonasera. Consolini. Buonasera, come stai Simone? Bene, bene. Oggi fa parecchio caldo, eh? Molto. Ma quando uno come te, diciamo, gareggia e quindi si trova anche in situazioni come queste, il caldo potrebbe essere nocivo? Insomma, cresce tantissimo, perché alla fine comincia il sudore ad andare negli occhi, si perde il controllo dove stai facendo tante cose. Cioè, poi l'adrenalina che è tanta e il caldo, diciamo che alla fine influisce pure, quindi tutto l'insieme che potrebbe portare su un cartello che potrebbe essere facile, si può sbagliare pure, però uno ce la mette tutta. Dunque, tu sei campione regionale più volte e 3 adesso anni di sei. seguito e devo fare la finale dell'estivo del regionale il 10 luglio. Il 10 luglio. E poi gareggi anche a livello nazionale, Nazionale, ottimi gara nazionale. piazzamenti. Tra gli sponsor c'è proprio questo poligono. Sì. E questo è lo spazio tuo? Cosa batti? Tu sei il Questo il testimonial, lo primo giorno che diciamo. sono venuto qua a fare una gara, e vicepresidente qui per Giorgio mi ha detto: questo Lungo. è tutto tuo. Ecco, e quindi da E quel quindi da quel momento giorno Francesco anche mi hanno dato la possibilità di allenarmi. di allenarti qua. E parliamo di Sabatti, no? Questo sponsor che poi in realtà tu sei proprio testimonial perché tu Sì. utilizzi le loro armi, ti danno anche Per la il possibilità tiro a volo. per il tiravolo, dico, ma ti danno anche la possibilità di utilizzare cose nuove? Cioè, Guarda, una sì, volta che provare un'arma nuova, magari mi dicono per i consigli, per le cose, insomma, cioè, le. mi chiedono se può andare o se non può andare. E io quindi la provo. Per dirti, il fucile mio è stato molto tempo fermo, quando poi l'ho ripreso io ho dato un nome a questo fucile, che alla fine era fermo, non era conosciuto. E tu, quella tua passione nasce proprio in famiglia, mi dicevi una Sì, con volta, mio no? zio, con mio Ecco, zio. tuo zio, quindi la passione per la caccia. Sì. E invece, se dovessi consigliare questo sport ai giovani? Consigliare a un giovane, cioè, a parte io ho tipo un dono di natura, cioè una cosa che mi piace a me, quindi consigliarlo no, è uno che magari mi chiede a me un consiglio, quindi io se mi dici che dici, mi dai un insegnamento, come no? Quindi, Quindi ok. per me è un bello sport, solamente il problema è che non è una disciplina olimpionica, Questo infatti è il problema più grande, sì. non è una disciplina olimpionica, quindi uno lo fa a livello proprio di fine settimana, la domenica per divertirsi. Tutto qua. Bene, allora noi avremo modo di rivederci comunque Sì. questo pomeriggio e intanto abbiamo con noi Simone Consolini, ve lo ripeto, più volte campione regionale, adesso proprio è campione d'inverno, ma siamo sulla strada, lo dico incrociando le dita, diciamo così, dei campionati nazionali e quindi è già tra i migliori in assoluto, Assolutamente sì. quindi veramente. Io non ho fatto parlare il gestore di questo poligono perché poi dopo avremo la sorpresa anche di un altro campione. Pensa, sono tutti e due di Anagni. No, Giuliano, prima di tutto ti ringrazio di essere qua tra di noi, avere la tua presenza, molto noto come te, che da anni fa questo in ciociaria, pubblicizzando tutto ciò che la ciociaria offre. Per noi è un grandissimo piacere e ti ringraziamo tanto. Abbiamo la possibilità di avere due grandi campioni, Simone Consolini e Davide De Carolis, due campioni sociali, e abbiamo la fortuna di poterli ospitare noi. Uno spara per Sabatti, l'altro spara per Benelli, a fra poco inizierà anche il suo di spettacolo, quindi siamo più che orgogliosi, tutti e due di Anagni, quindi abbiamo la fortuna di avere due campioni in casa e ce li godiamo da vicino, gli altri li ammirano in gara, noi li vediamo anche durante gli allenamenti, quindi vediamo anche quando sbagliano, perché sono esseri umani come tutti quanti e il piattello si sbaglia, forse è proprio quello, quello che fa poi l'uomo Simone Certo, sì, Consolini li rende più in umani. gara. Insomma, quando ne spacca 99 su 100 si arrabbia, Sì, mi chiama, sì. ci sentiamo, ma se scusami io non ho rotti Sta 99, non stranito, ho sto stranino, si non ho rotti stranisce, 100, si e stranisce, si vabbè, è stranisce. giusto anche così. Quindi invitiamo tutti a venirci a trovare, se volete vedere anche Simone in allenamento, se Papà. volete vedere
Davide in allenamento. Ecco, arriva l'intruso. Trova l'intruso, eccolo, eccolo qua. Dimmi, papà, trova l'intruso. Vuoi prendere le patatine a papà? Sì, papà, prendi le patatine. Vai, vai. Va bene. Il bello della possiamo per il momento fermarci qui e poi facciamo un altro momento. Intanto Simone Consolini va a dare un'altra sua dimostrazione di grande. Grazie. Grazie Simone.